Stasera però abbiamo voluto riallestire il nostro piazzone, la nostra piazza del mercato qui a Pontedera, per raccontare una storia, per raccontare la storia dei Lorena, la storia della dinastia che si è insediata al Granducato di Toscana nel 1737, per finire nel 1860, quindi soli 7 anni fa, il 22 marzo per la precisione del 1860, quando la Toscana venne annessa al Regno d'Italia. La storia che narreremo è soprattutto musicale, ma anche, e forse con delle chicche particolari, di teatro, di narrazione e di ballo. Lo vedremo, vedremo tutto fra un attimo, ma partiamo dall'inizio. Siamo alla fine del 600, inizio del 700, i Medici che avevano governato il Granducato per secoli erano ormai in decadenza, l'ultimo di loro, Gian Gastone, muore, lasciando vacante il titolo. Naturalmente le tre bande stasera sotto il nome della Banda della Valdera. Dando il via ad una serie di riforme che lo faranno appunto soprannominare il Granduca Illuminato. 77 negozi e ogni piazza della nostra città era una piazza mercatale. In ogni piazza veniva commerciata una merce diversa, il bestiame, il pollame, gli ortaggi e così via. Ha messo fra due giganti, io preferisco. Dunque, io faccio il giornalista praticamente da una vita, c'ero già anche alle guerre di indipendenza e quindi so, ditemi voi cosa volete che vi racconti. No, diciamo faccio che... tutto scritto. Diciamo così, maestro. Grazie Mario. Faccio tutta la documentazione e poi ve la distribuisco. In allegato col prossimo numero. Grazie Mario, in allegato al prossimo numero della Nazione. Salutiamo Mario Mannucci, professionista del giornalismo. Così la Gazzetta Toscana del 7 aprile 1770 descrisse l'avvenimento. Sì.
centro, prendi tutto l'applauso delle persone. Come dicevo, usciamo un attimo dalla parte, perché intanto potevamo fare una tournée, diciamo, di presentazione, diciamo, a parte Pisa, La Spezia, Genova. Certamente. Siamo pronti, facciamo tutto il giro del terreno. Usciamo davvero. Il sindaco di Capannoli, Arianna Cecchini, e il sindaco di Pontedera, Simone Millozzi. Voleva essere anche un'occasione in cui un territorio cominciasse... Sua Altezza Reale, bentornato! Bentornato! Bentornato, Sua Altezza Reale! Io sono sempre stata fedele, lei lo sa, a lei e a chi l'ha preceduta, Pietro Leopoldo in particolare, grande sovrano benefattore. Meno male che voi austriaci siete tornati. E quindi potete tornare a casa, ecco. Comunque, qui c'è il piano di Giacomini. Stia attento, io lo dio di Ponta Teresi. Volevo andare a Peggio, ma non avevo spiccioli. Peccato perché a Peggioli senza spiccioli non si può le spicciolare. Riuscisse tutto, magari non è tutto perfetto, ma va bene così perché è la prima volta. Io vorrei ringraziare però Regione Toscana, doveva davvero essere qui Eugenio Giani. Sapete che siamo in periodo preelettorale, quindi ci sono tantissime altre iniziative. Ci aveva detto che sarebbe arrivato prima, dopo, però Regione Toscana ci ha creduto in questo progetto, un progetto legato alla festa della Toscana. E quindi insomma ci ha supportato e ha fatto sì che ci fossero le forze anche economiche, perché diciamoci la verità, al di là della buona volontà poi ci vogliono anche risorse economiche per realizzare questa serata. Io ringrazio davvero tutti coloro che ci hanno creduto e un grosso in bocca al lupo, perché questa non sia la prima volta. C'è tutto esaurito, quindi in battuta ci siamo detti dobbiamo replicare, dobbiamo esportarlo, vediamo se ci riusciamo davvero. A Pontedera cominciò a aumentare il lavoro dei barricelli, dei vetturati, dei facchini. Stasera abbiamo immaginato che Pietro Leopoldo arrivò a Pontedera proprio per inaugurare o comunque per partecipare ad una serata nel nostro teatro a Pontedera. E come sempre avviene, per accogliere in questo caso il Granduca, Pontedera si vestì a festa e quella sera a teatro, oltre alle bande, cantò per Pietro Leopoldo I e la sua corte il soprano di Pontedera, Maria Cioppi. Prego, le aggiungo quest'asta che non so bene a cosa serva nel 1867, ma mi hanno detto di farlo, mi perdonerà. Thank you.
A questo punto direi di dedicare al generale Garibaldi il pezzo di chiusura di questo concerto. Di Giuseppe Verdi ascolteremo il Brindisi della Traviata. A cantarlo accogliamo con un grande applauso il tenore Nicola Vocaturo. Soprano Maria Cioppi, thank you.
dell'Associazione 800 di Bologna, Fabrizio Galloni, Gianna Daniele, Davide Graziano Galloni, Francesco Del Mese, Roberta Pigi, Arianna Del Mese, Sergio Dalla Casa, Antonella Tonelli, Camilla Graziani, e un grande applauso alla direttrice artistica Alessia.